magistrato in magistratura, io sono un bravo agricoltore, quindi ci tengo al mio orto, alla mia terra. Poi vi veniamo da una famiglia simile, perché io vengo da una famiglia di contadini. Non bisogna mai dimenticare le radici e soprattutto essere legati alla terra, perché se i nostri genitori, i nonni, i bisnonni hanno sofferto la fame perché avevano quel pezzettino di terra, quindi quel pezzo di terra è un pezzo delle radici della famiglia. Assolutamente. Poi lei lo sa che noi siamo nati lo stesso anno, no? 58. Lei è molto più giovane di me. No, se non ho capelli, lei no, c'è no, capelli. Mi porti rispetto perché lei è nato a luglio, io a febbraio, quindi sono, diciamo, anziano di lei, di un bel po' di mesi, potrebbe essere mio figlio, insomma. No, no. Va bene. Senta, allora, io, lei, come tutti sapete, non occorre che vi presenti, ovviamente, chi conoscete meglio di me. I libri che lui ha scritto sono molti, molto interessanti, sono libri molto documentati, non sono libri così scritti per un così tanto per scrivere, sono scritti sapendo cosa scrive. Ce ne sono molti belli, uno bellissimo è Padrini e Padroni del 2016. Ma questo ultimo che io ho in mano, che si chiama L'inganno della mafia, quando i criminali diventano eroi, edizione Rai Eri, quindi insomma mi fa anche un po' di concorrenza, vabbè, ma non si preoccupi, lo pubblicizzo lo stesso. Ecco, questo libro qui andrebbe diffuso nelle scuole, perché è scritto in modo che lo capisce chiunque, è ben documentato. È un libro tutto sommato con una base scientifica importante e soprattutto è definitivo, cioè dice su alcuni punti cose definitive sulle quali non c'è più da discutere dopo. Ve lo dico avendone letti molti altri, non c'è da discutere più, c'è da prendere atto di alcune cose e dire vabbè, quelle lì le sappiamo, perché non è vero.